No, è cambiata la squadra perché alla fine mi mette le condizioni, insomma, di fare le giocate che preferisco. Anche perché abbiamo fatto bene a parte i primi 20 minuti, come hai detto te, abbiamo avuto tantissime occasioni, però non è mai facile sbloccare queste partite perché loro sono venuti qua, insomma, per portare a casa il punto e si erano messi tutti dietro. Quindi è stata una vittoria importante, una vittoria che non era semplice per niente, che ci dà morale, insomma, per andare avanti, fare queste ultime partite, rosicchiare i punti, insomma, quelli che ci stanno davanti. Quando hai messo la palla sul dischetto, qual è la prima cosa che ti è passata per la mente? No, prima avevo chiesto a Nello, perché il rigorista di questo è lui, Nello, da gran signore, vedendo che ero in giornata, mi ha detto vai Elio, imbattito te. Infatti volevo fare anche il ringraziamento a lui, perché è stato veramente un signore fare un gesto del genere. Volevo dedicare il gol al nostro massaggiatore, a Sasà, che insomma ora è fuori e era giusto un gesto per lui, e sono molto felice. Insomma, mi aveva detto prima della partita, segna come il regalo, e allora così è stato. È valso il decimo gol in stagione. Sì. Un bel traguardo. Eh? Un bel traguardo. Beh, traguardo. Volevo farli tutti con l'Arezzo, però. Il tempo c'è, Sì, sono il tempo ancora c'è, dai. 11-12 giornate. Va bene, speriamo di arrivarci il più possibile poi con l'Arezzo.